Buongiorno, siamo ad Olo con il vicepresidente del Consiglio regionale Bruno Pigozzi. In merito al piano di gestione rischio alluvioni, abbiamo segnalato ai sindaci e anche ai consiglieri regionali e quindi anche al signor Pigozzo la mancanza dell'idrovia nella programmazione prossima di piano gestione 2015-2021. Quindi da questo poi è nata un'interrogazione che è stata presentata in regione. Lei cosa dice in proposito di questa mancanza e del percorso che sta avendo? Allora, partiamo dal fatto che il Consiglio regionale era già stato informato e anche aveva deliberato le risorse per avviare la progettazione ancora ormai 3-4 anni fa. E poi si era arrivati ad avere un progetto, uno studio di fattibilità dal quale si è innestato dopo il progetto vero e proprio dell'opera. Abbiamo chiesto allora che fossero considerate tutte le ipotesi e in particolare che nel progetto ci fosse la evidenziazione di quali sono i nodi critici di quest'opera, sia sotto il profilo, diciamo così, idraulico, idrogeologico e sotto il profilo della tutela della laguna. Vedere oggi che questi presupposti siano stati in qualche modo trascurati, non dico annullati, ma quasi, perché gli importi sono minimi e i tempi sono di là da venire, ci preoccupa e quindi abbiamo fatto l'interrogazione. Oltre a questa abbiamo presentato anche una mozione non vedendo arrivare risposta all'interrogazione. Siamo in questa fase ancora di attesa. Io mi auguro che la mozione venga messa all'ordine del giorno al più presto in Consiglio in modo che ci sia un'espressione di voto su queste priorità, ritenendo che il territorio da Padova, diciamo, alla laguna abbia un'esigenza di risposta, soprattutto in termini di tutela idraulica e soprattutto avere certezza che la Regione si impegni a recuperare queste mancanze in termini economici e in termini di tempi rapidi. Okay, grazie. Sufficiente.